Paolo, numero 3, gregario di destra, Roberto, numero 4, fanalino, Giovanni. Pattuglia aerea civile formata da 4 velivoli B-2002 Sierra della Tecnam. Oltre ai piloti, il team supportato da una ground crew composta da Nino Vivona, che da quest'anno ha il compito di essere il nostro training advisor, un responsabile delle relazioni esterne e un nostro reporter. L'ingresso era a rombo, la prima trasformazione a bastone e pronti per sentire dalla voce del nostro leader Antimo la prima apertura, il pull up a 2 secondi. Occasione per sentire la voce del nostro leader impartire i comandi a tutti e suoi i 3 gregari. È l'amicizia che lega tutto il team alla base di questo progetto, nato dal volere di un ex pilota militare e 3 piloti da diporto sportivo. Sono pensate i primi 3 titolari degli attestati di volo in formazione rilasciati dall'Aeroclub Italia. È dal 2011 che l'Aeroclub Italia ha riconosciuto la disciplina del volo in formazione anche per il volo da diporto sportivo. Pronti con le macchine fotografiche davanti a noi per la prima apertura. Di vista il numero 2 e il numero 3 alla nostra sinistra e la nostra destra, puntano il centro della linea di manifestazione per il primo incrocio tra 3, 2, 1, ora! Giù in fondo, davanti a noi, il numero 1 e il numero 4, pronti per il simbolo della passione che segue tutti i piloti d'Italia. Andiamo su insieme a lui, i fumi, on, via! E questo è il cuore del Fly Team, il numero 2 adesso, come Cupido, intercetta il cuore. 3, 2, 1, apertura! Di nuovo 2 sezioni, una a destra ed una a sinistra. Con le pance verso di noi per salutare tutto il pubblico intervenuto qui a Milano, pronti per l'ultima apertura, ovvero il... E noi abbiamo già chi ci porta fino alla prossima città, ci mette davanti a un altro microfono, che quel che cosa succederà, siamo qui là, quelli tra palco e realtà. Sappiamo che finché va bene ci leccano il culo, e poi abbiamo casse di Malox per pettinarci lo stomaco, abbiamo soldi da giustificare e i complimenti per la trasmissione, e abbiamo un ego da far vedere ad uno bravo davvero un bel po', e poi abbiamo chi ci dà il voto, ci può spiegare. Oh,
ognuno sceglie la tua verità. Andiamo da te, ritorni violenti, ho troppo accesi, ho troppo spenti, e non abbiamo chi ci fa sconti, chi quando è l'ora si saluterà. E se l'abbiamo qua, al Politecnico di Milano, e sempre al Politecnico di Milano il professor Rotondi, oggi scomparso, ha ideato quella che è la circolare 15, e cioè quella che consente ai privati di costruire il proprio aeroplano con una sorveglianza tecnica affidata all'ENAC oppure agli appassionati del club Aviazione Popolare. Il saluto di Luca Salvadori a Milano Linate Air Show. Come potrete capire, per noi tutti di Milano questo è un palcoscenico che era insperato, ed ecco il saluto di Luca Salvadori. In piedi, un applauso al nostro capo istruttore acrobatico della scuola milanese. Pochi sanno che è stata fondata dal pittore Gaetano Crini acrobatici. Ebbene, qualcuno di voi si ricorderà l'inizio del film 007 Spectre, dove l'elicottero compiva delle evoluzioni normalmente precluse ai mezzi ad ala rotante, ed ecco allora una danza, un'acrobazia tra lo Svizzco Edge di Dario Costa, campione Red Bull, e il pilota dell'elicottero, che è un Volkov 105, Mirko Flein. Incredibile questo tonno dell'elicottero quasi perfetto. Su, ancora. I comandi devono essere coordinati, non c'è piede, non c'è mano del pilota che non stia agendo in questo modo. Un looping perfetto di elicottero. 240 km orari la velocità massima, che in questo momento è zero, appeso all'elica, la gravità fa il suo lavoro e rovescia l'elicottero di Mirko per consentirgli questa manovra inusuale per un mezzo ad ala rotante. Rovesciamento in avanti, quasi completato, bellissima questa caduta. Mirko lascia ridurre il passo collettivo, ovvero l'inclinazione delle pale del rotore, in modo che si possa sfruttare tutta l'altitudine raggiunta per recuperare la velocità necessaria. Manovra del tutto inaspettata, inusuale, soprattutto per una formazione così variegata. Overing, rovescio. La coda che scivola da un lato raddrizza l'elicottero sul fumo per tutti e due, vicinissimi.
volo traslato, tutto pedale per Dario Costa, un pelo di alettoni per tenerlo dritto e l'elicottero comincia a girare intorno all'aeroplano. Un applauso grande per Dario Costa e ovviamente Mirko Fly. Ancora abbiamo